Da dove vieni? Sono stato adottato, perciò... Sto iniziando a ricordare una vita che avevo dimenticato. Va tutto bene? Avevo un'altra famiglia. Una madre. Un fratello. Tua madre com'era? Bellissima. Guddu? Devo ritrovare la via di casa. Quanto sei rimasto sul treno? Un paio di giorni. Mi ricordo solo vagamente la stazione. Ci sono migliaia di stazioni in India. Ci vorrebbe una vita per trovare quella giusta. Abbiamo messo un annuncio sul giornale, ma non ha risposto nessuno. Nemmeno la mia mamma. Mi dispiace che non abbiate avuto figli vostri. Avremmo potuto, ma abbiamo scelto di non farlo. Abbiamo scelto te. Ogni notte mi addormento immaginando di percorrere la strada di casa. E di rivedere mia madre. Per sussurrarle all'orecchio. Sono qui. Allora, da dove vieni? Andate a vedere questo film. Non è un ordine, ma un'esortazione. Non esagero se parlo di capolavoro. Leon è davvero un capolavoro. La storia di Saru ti entra dentro come un tuono, già dal primo minuto di visione. Non ti consente di distogliere gli occhi dallo schermo nemmeno un momento. Ti sembra di essere lì, su quel treno preso per sbaglio in quella città, Calcutta, troppo grande per un bambino, troppo piccolo. Ti sembra di sentire l'odore della donna che finge di salvare Saru. Senti persino il gusto della Coca-Cola che gli offre. Vorresti urlare al piccolo di stare attento, di non fidarsi di occhi dolci e mani sicure, ma Saru è sveglio, ha capito tutto e fugge da quello che sarebbe stato un crudele destino. Ti commuovi dall'inizio alla fine, quando il nome di Guddu sembra essere un inno speranzoso cantato da Saru allo sfinimento, e ti commuovi nuovamente quando il piccolo trova finalmente un rifugio sicuro in cui crescere. Non più inganni, non più crudeltà, solo quattro braccia sicure e pronte a proteggerlo. Formidabile Nicole Kidman nei panni della madre adottiva australiana, un'interpretazione che mi ha lasciato senza parole. Ma è quando credi di poter tirare un sospiro di sollievo, vedendo Saru grande, indipendente, innamorato dei propri genitori adottivi, che inizia il bello, il sussulto continuo, la trepidazione che non ti fa stare composto sulla poltrona del cinema. Saru non si accontenta di essere uno studente modello, di avere una delle ragazze più belle dell'università. Saru vuole riabbracciare le sue origini, suo fratello maggiore Guddu e la sua adorata madre naturale. E allora eccoti lì, pronto a suggerirgli come trovare la strada di casa. Ma Saru è sveglio e attento anche questa volta. Non demorde e trova la sua città. Quella città che aveva sempre pronunciato male perché troppo piccolo e troppo incerto. L'abbraccio tra madre e figlio, quello cinematografico e quello reale, ha toccato la mia sensibilità più profonda. Ho visto la gioia estrema di una madre nel vedere il proprio figlio e l'incredulità di un figlio nel ritrovare la propria madre 25 anni dopo, identica, come se la ricordava. Non c'è più Guddu, morto poco dopo la scomparsa di Saru. Ma c'è lui, Saru, o meglio Shiru, che significa leone. Il leone che non si è mai arreso e che finalmente può vivere la sua vita senza le ombre del passato. Un inno a Saru e al bravissimo regista Garth Davis, che ha reso una storia pazzesca, un capolavoro cinematografico. Abbiamo scelto te. Ogni notte mi addormento immaginando di percorrere la strada di casa e di rivedere mia madre.
per sussurrarle all'orecchio. Sono qui.